Dal 5 aprile 2016, tre nuovi sportelli di pubblica tutela a Susa, Cirié e Chivasso affiancheranno quelli già presenti a Torino, con lo scopo di aiutare gli amministratori di sostegno e i tutori nella gestione delle persone in difficoltà e con l'intervento del giudice tutelare. La sezione decentrata di Susa sarà gestita direttamente dalla città metropolitana di Torino con il sostegno del CONIS Val Susa e del Comune, mentre le sezioni decentrate di Cirié e di Chivasso saranno gestite in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Ivrea. Gli sportelli sono stati presentati oggi in un incontro a Palazzo Cisterna, a cui hanno preso parte la consigliera delegata alle politiche sociali della città metropolitana Lucia Centillo, i rappresentanti delle realtà coinvolte nella gestione degli sportelli, sindaci e amministratori pubblici. Mi auguro con queste misure di poter aiutare le persone più fragili a svolgere al meglio una funzione che ci compete, sapendo che questo è un passo in un quadro più ampio che riguarda anche la formazione e l'individuazione dei tutori e degli amministratori di sostegno e un quadro più ampio proprio di convenzionamento con l'autorità giudiziaria su tutte le questioni che riguardano gli sportelli di tutela per l'informazione e per la raccolta della documentazione, quindi per poter avere dei veri e propri sportelli di prossimità. Il welfare oggi richiede queste cose, i diritti diciamo dei più sfavoriti nella società vanno in qualche maniera tutelati, non sono i primi a essere assistiti, bisogna andarli a prendere, bisogna portarli dove occorre perché i loro diritti abbiano esecuzione. E quindi questi sportelli sono proprio dedicati a loro. Gli avvocati senz'altro saranno utili per far sì che i diritti pieni di queste persone un po' svantaggiate vengano tutelati e portati a termine.